Nel boccale del Bimby aggiungete 250 g di zucchero. Io sto facendo la doppia dose, quindi invece di 10 secondi mettiamo 20 secondi, velocità 10. Aggiungete 2 uova, 250 g di burro, 500 g di farina a 00, un pizzico di sale e 2 bustine di vanillina. Azionate il Bimby 30 secondi, velocità 5. Dopo aver riposato in frigo per almeno 30 minuti, stendete la pasta frolla con l'aiuto di un mattarello. Così. Prima schiacciate. Ecco come dovrà essere assottigliata. Arrotolate nel mattarello la vostra pasta, aiutandovi anche un po' con della farina, mi raccomando, perché sennò appiccica. Visto quanto è bella elastica, come vi dicevo quella volta che ero da mia zia. Adagiate delicatamente la pasta sopra la teglia imburrata ed infarinata. Quindi cominciamo a sistemare. Togliete tutto l'eccesso, così. Cominciamo a setacciare 400 g di ricotta. Io l'ho lasciata tutta la notte a scolare. Aggiungete 150 g di zucchero e cominciate a mescolare per bene. Al composto di ricotta aggiungo 200 g di golosa bacco. Se volete potete utilizzare comunque anche la Nutella, insomma a vostro gusto. Amalgamate per bene i due composti. Versate tutta la crema ottenuta sulla base della crostata. Livellate per bene e cominciate a stendere con l'altro pezzo di pasta. Ricaverete le vostre striscioline, ritagliando con un tagliapizza. Cominciate ad adagiare le vostre strisce di pasta sopra la crostata, così. Infornate a 180 gradi forno precedentemente preriscaldato, statico, per 40-45 minuti.